logica è quella che il nostro governo dice alle persone di stare in casa e di uscire soltanto per ragioni di carattere indifferibile, urgente, per lavoro o per emergenze. Nel momento in cui apro una libreria vuol dire che do la possibilità di andare a comprare un libro. E allora lei immagini se con la motivazione del comprare un libro tutti potessero uscire di casa. Tutti avrebbero una buona scusa per comprare un libro. Io credo, e noi applichiamo la linea del rigore dal primo giorno qua nella nostra regione, proprio perché siamo attaccati alla Lombardia e proprio perché noi non possiamo non, e non potevamo e non potremo far finta di dimenticare che a fianco a noi c'è stato e c'è l'epicentro più grande della diffusione del virus. E quindi le misure di contenimento che abbiamo adottato da sempre, chiudendo le scuole già a fine febbraio quando gli altri le tenevano aperte, bloccando, io ricordo sempre uno dei momenti più delicati, io insieme al prefetto ho bloccato Juventus-Milan, lei pensi, 40.000 persone che potevano riunirsi in uno stadio poche settimane fa. Ecco, l'abbiamo fatta queste misure perché il contenimento è l'unica arma reale che noi abbiamo per mantenere sotto controllo il contagio, perché evita i contatti. E allora se noi diamo la possibilità di aprire una libreria, di aprire una cartoleria, di aprire un negozio per bambini, diamo tre possibilità in più, tre motivi in più alla gente di uscire di casa. E invece, visto che siamo alla fine di questo tunnel perché la luce la vediamo, io credo che dobbiamo con rigore rimanere ancora a casa qualche giorno.